Allora, ragazzi, ciao, bentornati a chi mi segue da tempo. Sono stato un po' assente, un po' tanto, perché dopo tante, tante, tante lezioni online avevo deciso, anche se poi ringrazio tutti quelli che avrebbero voluto e mi stanno continuando a chiedere di farne altre, però dopo circa 200 lezioni online. Avevo preso questa decisione di fare solo cose mirate, cose dove io posso esprimermi meglio, dove posso spiegare le cose con più calma. Poiché le lezioni online, diciamo, hanno una durata abbastanza limitata, 10, 15, a volte sono andato su 20 minuti, però non riesco mai, ecco, a esprimere un concetto come vorrei io. Allora, per chi non mi conosce, io sono Igor Sardi, bassista italiano, con tanta tanta voglia di dire a più bassisti possibili, a più musicisti possibili, tutto quello che so, con la massima semplicità. Chi mi conosce lo sa, ho sempre usato la spontaneità, la semplicità, appunto, perché non sono certo un didatta come tanti altri che si spiegano molto meglio di me, conoscono molte più cose di me e non voglio assolutamente paragonarmi a nessuno. Io, nella mia semplicità, nel mio piccolo, ho sempre cercato tutto quello che è stata la mia esperienza di trasmetterlo agli altri. Quindi esperienze lavorative, esperienze di studio, errori che ho fatto, che vorrei non far ripetere agli altri, eccetera, eccetera. Ho scritto diversi libri, trovate tutto sul mio sito www.igorsardi.com, libri un po' di tutto, dall'armonia alla tecnica, allo studio dei bassisti, studio approfondito dei bassisti principali, cioè più importante almeno per me, Giacomo in primis, studio sul fretless, studio del walking, ne ho scritti tanti. Poi ho cominciato a fare questi corsi, ho fatto corsi di accordi, corsi di armonia e altri, insomma. Quello che mi è stato chiesto durante questo anno da tantissimi, veramente tantissimi bassisti e anche quello che trovo, diciamo, una lacuna grossa nei miei allievi, oppure anche bassisti che vedo in giro online, eccetera, è la totale o quasi mancanza di conoscenza dello strumento. E dicevo, molti amici, molti colleghi mi hanno chiesto come, perché io ho questa detta loro, che io studio ogni giorno, anche se è 20 anni, che 23, 24 che suono, ma ogni giorno studio perché non sono assolutamente contento di ciò che so dello strumento, però ho passato talmente tante ore, tanti giorni, tanti mesi a studiare ogni singolo arpeggio, ogni singola triade, ogni singola scala, eccetera, eccetera, per far sì che quantomeno posso dire il mio strumento lo conosco. Questa è una cosa che, come dicevo prima, mi riallaccia al discorso. Tanti colleghi, tanti bassisti che vedo non hanno, perché per vari motivi, mancanza di voglia, tanti allievi miei devo bacchettarli, mancanza di metodi didattici che ti fanno stimolare anche la voglia di conoscere, perché quello che trovo molto spesso, che ho trovato in passato, è anche lo studio ad esempio di una triade. Sì. Si cerca sempre di semplificare le cose perché da parte di chi insegna, da parte di chi appunto scrive, pensa che facendo tutti gli esempi, faccio un esempio, in Do maggiore, allora l'allievo capisce meglio le cose. Secondo me questo è un grande errore perché io mi trovo allievi che la scala di Do maggiore o l'arpeggio di Do maggiore settima, eccetera, eccetera, conoscono meglio delle loro tasche. Poi li chiedi,
fammi un groove in Si minore e vanno nel panico. Purtroppo questa è un po' la linea di condotta generale. Io trovo libri su libri anche di altri strumenti che mi piace studiare l'armonia, studiare anche proprio studiare altri strumenti. Trovo sempre, sempre, sempre gli esempi in poche tonalità. Questo è un grande errore. Altra cosa, se non conosciamo, il mio prossimo corso sarà sull'improvvisazione. Ora c'ho ancora da. Però sarà un bel corso che mi sono prefissato per il 2024. Ma prima di arrivare lì, vorrei che chi lo acquisterà, chi lo vorrà, avesse chiaro il concetto di conoscenza dello strumento. Come se io decido di suonare il pianoforte, è un po' un esempio banale, però conosco solo la parte centrale, quindi più di lì non mi muovo, non so andare, anche se poi è ripetitiva, no? La tastiera, eccetera. Non so andare nei bassi o negli alti. Oppure, peggio ancora, i tastieristi che usano il traspose, si imparano tutto appunto in Do perché è facile, no? Tasti bianchi, poi gli chiedono di un brano di cambiare tonalità, premono il tastino e sono a posto. Poi passano un giorno al pianoforte, gli chiedi un pezzo in Mi bemolle minore, per dire, e aiuto. Per noi bassisti, non vedo perché dobbiamo limitarci a conoscere ogni singolo elemento, una triade, un arpeggio, un intervallo, su una parte della. Solo sul range basso. Questo è quello un po' che vedo. Bene, questo range qui conosco tutto, la scala di Fa maggiore. Quando arrivo qui, la fine, perché vado. Però quanta musica si può fare conoscendo solo una parte? Voi direte tanta, è vero. Però, ad esempio, dove ci sono pochi accordi, oppure un accordo che dura tanto, se io rimango sempre in un range dello strumento, pensate anche a un sassofono, quanto diventa noioso. O fa delle variazioni ritmiche talmente belle, delle frasi talmente belle che va bene così, oppure dopo un po' sentiamo dei cambi di registro, come le voci, come qualsiasi strumento. Anche noi quindi abbiamo, diciamo, il dovere di conoscerlo tutto lo strumento. Questo ci apre delle porte incredibili. A parte che anche lo studio di cose noiose, secondo me, studiarle con un criterio ben preciso, è molto più bello, è molto più musicale. Faccio un esempio. Ecco, per esempio, un Do maggiore suonato così, in posizione tonica, terza, quinta. Se io lo studio invece con i voicing, quindi un po' in modo pianistico, questo è lo stesso Do maggiore. Con la quinta al basso, la terza, la decima, il maggiore, diciamo, e mezzo, e il Do al canto. Secondo me già è molto più musicale. Quindi uno dei capitoli di questo corso sarà proprio lo studio delle triadi, maggiori, minori, tutte, con i vari, ma non i rivolti studiati a, diciamo, a pappagallo come le tabelline, ok, rivolto di mi, primo rivolto di mi, primo rivolto di fa maggiore, no, con musicalità, quindi con i voicing, quindi ad esempio torno in do, faccio questo, preso quinta come è fatto prima, quinta, terza e la tonica al canto. E poi mi sposto di semitono e faccio tutti maggiori. Pure minori, eccetera, eccetera. Troverete un sacco di materiale qui. E l'importante, la cosa principale,
è prendere spunto da quello che ho scritto io, capire cosa ho scritto e poi inventare, stimolare la creatività, perché poi tutto questo serve a fare musica. Ora io ho fatto degli esempi, ho fatto quattro basi di generi, diciamo, completamente diversi, per farvi capire quanto è essenziale, la conoscenza di tutto lo strumento, di tutto il range. Chi avrà quattro corde come me arriverà a un Mi bemolle, da un Mi a un Mi bemolle. Chi avrà cinque corde col Si grave avrà tutta un altro range sui bassi. Chi avrà un 6 corde avrà. L'importante è conoscere tutti gli elementi in tutta la tastiera. Quindi studiare le scale in orizzontale, perché anche un semplice giro di accordi, diciamo Si bemolle, Sol minore, Do minore, Fa settima. Se io suono, so suonare solo qui. Massimo che posso alzarmi di registro. Se invece, ad esempio, il Si bemolle lo conosco, l'arpeggio di Si bemolle con la settima maggiore lo conosco su tutta la tastiera. Partito da un re, questo era senza base sotto, rende poco, però è andato a un re molto molto alto di registro, di range. Pure fa. Sono solo alcuni esempi, ci sarebbe talmente tante cose da dire. Comunque, cosa troverete? Anche la spiegazione delle scale in modo chiaro e diretto, scale, tutto il casino che trovo sulle scale modali, scale tonali, musica tonale, modale. Ho cercato di chiarire anche quello una volta per tutte. E soprattutto anche le scale, come usarle. Quindi ci saranno degli esempi. Ad esempio, perché si studia una scala lidia? Perché ha una sua sonorità molto particolare, così come tutte le altre scale. Quindi, se volete aumentare il vostro bagaglio di conoscenze, quindi di possibilità espressiva, che sia in fase di composizione o di improvvisazione, ecco, conoscere la scala lidia su tutto il range del basso sarà un grande passo avanti e un grande arricchimento vostro. Fa Mi Lidia. Se io mi limito a conoscerla in verticale oppure, come dicevo prima, solo nei primi tasti. Non posso esplorare tutto quello che sono le sonorità appunto del range alto. Stesse note, però sentite che cambio di sonorità anche. Allora, andiamo a vedere il primo esempio, un semplice, semplice, semplice.
Gruvettino funk. Quindi due battute di fa minore, settima, fa la bemolle, do, mi bemolle. Sì, prima di suonare faccio sempre un ripasso, tutto l'arpeggio, le scale, insomma, ora cerco di abbreviare su tutta la tastiera. E due battute si bemolle settima. Si bemolle, re, fa, la bemolle. Quindi, questo è proprio il caso in cui ci sono pochi accordi. Se io rimango sempre sul range basso e non esploro tutta la tastiera, le idee poi scarseggiano. Quindi ho fatto una base appunto con questo criterio e cercherò ora di inventare qualcosa, sperando che venga qualcosa di decente. Poi metterò in questo video le note che ho suonato, così capirete meglio e cosa ho pensato di fare. Quindi partirò magari dal range basso, facendo finta di conoscere solo la parte bassa dello strumento, e poi mi sposterò un po', userò scale, ora vedrò cosa mi viene in mente. Quindi due battute di fa minore e due fa minore settima e due battute di si bemolle settima che si ripetono in stile funk. Vado con la prima base. Ecco, via, questo spero vi sia piaciuto. Ora non ricorderò mai al volo cosa ho fatto, comunque più o meno il groove essenziale era una cosa tipo. Poi ho appunto esplorato tutto il range, eccetera, eccetera. Poi andiamo con la seconda base. Questo sono andato sul pop, quindi una specie di ballad molto molto tranquilla, con accordi molto semplici. Anche qui, in un contesto dove io devo solo accompagnare, a me va benissimo conoscere tonica, limite, quinta e terza nel range basso, perché comunque un brano che si presta a essere far sentire molto le note basse, appunto, che poi è il nostro ruolo principale. Però se ci chiedessero, ok, ora fai un fill, un'improvvisazione, anche qui si torna al solito discorso. Devo saper variare, devo avere più armi da giocare, no? Quindi se conosco tutto lo strumento, il discorso è sempre il solito: avrò un milione di possibilità di fraseggio, di fill, di assolo, eccetera, eccetera. Allora, qui ho fatto due battute di Sol maggiore a triade, poi due battute di Mi minore settima, una di Do maggiore, quindi siamo in tonalità di Sol maggiore perfetta. Una di La minore e due di Re maggiore, volendo anche la settima. Non mi ricordo se nella base ci ho messo la settima. Comunque, Re maggiore. Anche qui suonerò la prima parte nel range basso,
incollata alla cassa, non mi ricordo che figura fa, ora ascolto, e poi mi sposterò. Sentite quante possibilità possiamo avere anche suonando degli accordi molto semplici, ma conoscendo tutte le triadi, le scale, ora vedrò anche qui cosa suonare su tutto lo strumento. Sentite i cambi di registro, quanta importanza hanno. Vado con la seconda base. Anche qui spero vi sia piaciuto. Ho usato un po' di miei cliché, quindi un po' di pentatoniche. Anche qui va molto in base al genere che stiamo suonando. E ho cercato di fare una cosa didattica, ma allo stesso tempo essere musicale. Spero di esserci riuscito. Comunque, anche qui scriverò. Dopo mi metterò lì e mi trascriverò la mia roba. Già di lavoro trascrivo la roba di altri, ora oggi mi tocca trascrivere la mia. E così capite meglio quello che ho suonato. Allora, poi terzo esempio, che è mio forse preferito, che ho fatto, è una base in stile bossa, quindi Latin. Gli accordi sono Re minore nona. Quindi un accordo un po' molto usato in questi stili qui, Re minore nona. Abbiamo Re, Fa naturale, La, Do e Mi. Due battute, Si bemolle, Major 7, Si bemolle, Re, La naturale, due battute, Sol minore settima. Sol, Si bemolle, Re, Fa, La settima, bemolle, nona, un altro che qui ho dovuto mettere accordi un pochino più complessi perché siamo nel latino, quindi La, Do diesis, Mi, Sol naturale e Si bemolle, che è la bemolle nona, altre due battute, quindi è un giro di quattro accordi, otto battute, che si ripete anche qui. Stesso discorso, se io mi limitassi. A stare qui a ore poi diventa. Può diventare, poi magari no, noioso e ripetitivo. Quindi invece se. Poi mi sposto, faccio sentire le note alte che hanno tutto un altro senso. Che un Fa suonato qui può avere un senso completamente diverso da così come gli accordi. Fa La, stesse note, ma un senso completamente diverso. Quindi, stile bossa,
per gli amanti del Latin, e comunque ora è bene saper suonare più stili possibili. Vado anche qui stesso discorso di prima. Questa spero vi sia piaciuta. Ho cercato di fare del mio meglio, ho messo un po' di tutto anche qui. Ora poi vedrò dopo risentendomi cosa è venuto fuori. Spero roba buona. Spero. Ultimo esempio per gli amanti invece come me, del jazz e soprattutto dell'epoca bebop, ho fatto appunto una base in quello stile lì, quindi un jazz molto molto veloce, un ritmo serrato con accordi più complessi, quindi qui si entra in un contesto armonico un po' più da studiare ancora più approfonditamente. Ci sono accordi molto complessi, tipo di tredicesima, eccetera, eccetera. Quindi qui vi rimanderei al mio corso di armonia. Comunque cerco anche qui di farvi capire come, anche in un contesto di walking, un conto è poter e saper spaziare su tutto il range, un conto è limitarsi ai bassi. Ora prenderò il fretless, per questo, perché non posso suonare jazz senza il mio amato fretless, e stessa cosa. Ora qui il giro armonico poi ve lo scrivo, comunque troverete tutto scritto. Ora spiegarlo, se no ci sto 6 ore. E cercherò di fare una prima parte stando anche qui sul range basso, per poi andare un po' in alto. Ora vedo anche se lanciarmi in una piccola improvvisazione, oppure se meglio di no. E poi ci vediamo per le conclusioni finali. Thank you.
Un po' andare, perché chi mi conosce sa che per me il jazz e tutto quello che ne deriva è forse il mio genere preferito, e quindi sono andato un pochino più fuori strada, diciamo. Però ho cercato anche qui di farvi, ripeto, nel mio piccolo, far capire l'importanza di tutto questo, di tutto quello che ho detto finora e di tutto quello che ho scritto in questo corso, in questo libro che troverete dal momento in cui riceverete una mail o comunque vedrete la pubblicità, insomma, di questo corso. Lo troverete sia in formato PDF in inglese, in italiano, con tutto il materiale allegato audio, esempi, basi, eccetera. Oppure su siti di rivendita del formato cartaceo come Amazon. Per questi libri dovete cercare voi sul vostro Amazon, perché ogni, diciamo, ogni paese ha il proprio. Conclusioni, io spero che ovviamente che acquisterete questo corso, perché ci ho messo tanta come sempre, tanto impegno. Ho ripercorso diciamo la mia storia, il mio studio, i miei anni di studio per rimetterlo su scritto. Quindi sono andato a rivedere cosa e come studiavo anni fa, e rimango sempre, sempre disponibile per qualsiasi chiarimento, critica, dubbio, qualsiasi cosa, richiesta particolare, eccetera. E che dirvi, ragazzi, poi il 2024 sarà l'anno dell'improvvisazione, quindi prima è necessario studiare tutti questi elementi, e di studio ce n'è una marea, ce n'è veramente tantissimo. Non fermatevi a quello che troverete scritto, ma usatelo per arricchirvi e per far stimolare la vostra creatività. Quindi prendete spunto, ma se un esercizio è scritto in quarti, suonatelo in ottavi; se è scritto in si bemolle, suonatelo in re bemolle. Sono solo degli esempi, per poi ognuno, in modo che ognuno poi li prenda e li arricchisca con i propri elementi. Spero di aver detto tutto, ci ho provato, non mi ero fatto una scaletta di quello che dovevo dire. Comunque spero davvero il grosso di averlo detto, e date un occhio sempre sul mio sito, perché la roba pubblicata è tanta, il mio canale YouTube per tutte le lezioni, quindi anche approfondimenti di certe cose che troverete in questo libro. Sono tantissimi video, tantissimi tutorial, cover, eccetera, eccetera. Rimango a vostra disposizione, vi ringrazio, e non so quando vedrete questo video, ma buon 2024 a tutti.